La Chiesa ci chiama ad avere e promuovere una vita liturgica autentica, coerente. Ogni discepolo di Cristo deve impegnarsi per la purificazione e la pulizia interiore della Chiesa edificio spirituale. Papa Francesco lo ha ricordato presiedendo la celebrazione eucaristica nella parrocchia romana di Ognissanti, lo stesso luogo dove il beato Paolo VI, il 7 marzo 1965, celebrò per la prima volta la messa in italiano, secondo le rinnovate norme liturgiche stabilite dal Concilio Vaticano II. Nel cercare l'esatta corrispondenza tra liturgia e vita, il fedele deve ricordare che la Quaresima è un tempo propizio per togliere dalla propria esistenza le scorie del peccato, come fece Gesù pulendo il Tempio da meschini interessi. Di qui l'invito del Pontefice a incontrare il Signore operante nei sacramenti, a trovare la forza di pensare e agire secondo il Vangelo, a sperimentare personalmente l'abbraccio misericordioso di Dio. Per cui non possiamo illuderci di entrare nella casa del Signore e ricoprire con preghiere e pratiche di devozione comportamenti contrari alle esigenze della giustizia, dell'onestà o della carità verso il prossimo. Non possiamo sostituire con omaggi religiosi quello che è dovuto al prossimo, rimandando una vera conversione.